Salve! Allora, ho ricevuto un messaggio sulle Harley Benton, come sapete io. Penso che le Harley Benton siano delle chitarre con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Purtroppo non c'è una marca italiana, visto che c'è tanta gente che non ha lavoro, tante cose. Adesso dobbiamo far fare le cose in Cina attraverso una marca tedesca. Io pagherei anche qualche 50 euro di più per avere una chitarra fatta in Italia. Però neanche Eco le fa in Italia, quindi che dobbiamo dire? Sicuramente il rapporto qualità-prezzo è imbattibile. La Eco purtroppo non è Thomann. Io sono andato a vedere i numeri di Thomann. Sono 14.000 impiegati, una cosa pazzesca. Io non avevo neanche la minima idea di quanto potesse essere grande Thomann. E quindi, vabbè, questo è un lungo discorso. Comunque. Avere diverse chitarre, anche non di pregio, aiuta anche a capire, sempre se avete spazio, casa mia è un casino qua, aiuta a capire qual è il tipo di chitarra che vi piace e su cui investireste più di 1.000 euro. Qualora aveste 1.000 euro da investire, e non sto facendo una cifra esagerata, adesso sto parlando di magari di una Fender messicana o anche americana di seconda mano, ecco. Dico Fender perché sono più amante delle Fender, anche se questo è, diciamo, una rivisitazione di un tipo di chitarra Gibson. No, le Fender mi piacciono di più per tanti motivi, sia per il suono, quando dicono che mi piacciono di più. Voglio dire che per il mio gusto, a me piace per la musica che faccio io, la musica che sento io. Ora, ovviamente, oggettivamente non potrei dire che le Fender sono meglio delle Gibson. Sono meglio, ecco, nell'ambito delle musiche che faccio io, cioè altri tipi di musiche che sento, obiettivamente, una Les Paul può avere. Può essere più indicata per quel tipo di saturazione di suono e di overdrive o che la Fender. Quindi il mondo è bello perché vario. Ci sono Fender che vanno più sono più gibsoniane o Gibson che sono più fenderiane, cioè nel senso che se prendete una SG detta Diavoletto, parlate di una chitarra che è molto versatile, specialmente se hai questi splittabili che io non ho. Io l'ho solo su una SP, su una Fitchao, su una Harley Benton tipo PRS. C'è pure la PRS, insomma, però diciamo come immagine il signor Fender, che è molto più identificabile del fondatore della Gibson. Che era un tecnico elettronico di sistemi di amplificazione, e questo spiega perché la Fender è sempre stata più portata per le chitarre elettriche, anche se poi ha fatto anche acustiche. Il fatto che si danno meno aria, l'immagine della Fender è sicuramente migliore dell'immagine che dà la Gibson parliamo chiaro, no? Da sto cazzo. Molti dei gibsoniani hanno la puzza sotto al naso perché la loro chitarra ha incollato il manico, perché liuteria, perché e sti cazzi. Scusate se le Fender. A me piace perché hanno quel suono più tagliante, più. Non che non mi piacciono gli humbucker, cioè il discorso è questo, come ho detto prima, noi ci costruiamo un'immagine di fenderiani, di gibsoniani,
cui ci piace stare. Io sì, ho detto che preferisco le Fender, ma questo non vuol dire che se uno incontra uno che preferisce le Gibson faccia però le Fender. No, assolutamente no. Vi dico perché io ho anche le copie delle Gibson, la copia della Les Paul, la copia di questa, ho la SG della Epiphone che non è considerata una copia. Quindi sono chitarre che ho la Epiphone Casino. Sono chitarre che suono, poi gravito, e avrei pensato, uno avrebbe pensato la Telecaster. No, io gravito più per le Stratocaster, perché non lo so, ha un suono più espressivo. Io trovo la Stratocaster più espressiva. Trovo la tele più gelida, più. Non so come spiegare. Devi suonarle. Ecco perché comprando delle Harley Benton a 120, 150, queste un po' di più, ti fai un'idea. Non ti piacciono, se le hai prese usate, le rivendi usate. Se le hai prese nuove ci perdi parecchio ma poi quanto puoi perdere? Insomma, anche se c'è gente su Mercatino Musicale che vende le Harley Benton allo stesso prezzo nuovo oppure di più, ma chi cazzo volete pigliare per il culo? Dai, ma ce ne sono tanti. Comunque, trovo che la Harley Benton ha risalito parecchio la china come immagine, tant'è che non, adesso ci sono persone, anche discreti chitarristi, che parlano bene delle Harley Benton. Ripeto, le Echo ancora non hanno, mi dispiace dirlo, perché io ho una Echo mia sempre usata, ho ukulele abbastanza buone che ne ho parlato molto bene in rapporto anche ai Mai Mai, quindi credo di essere una delle perso poche persone che vedete come suono, come canto. Nessuno mi darebbe soldi per parlare bene di una marca o di un'altra, quindi da quello che ho capito il rapporto qualità-prezzo non è così competitivo come la Benton. Purtroppo, perché io preferirei comprare una marca italiana, anche se anche questa viene costruita in Cina, fabbricata in Cina, insomma, le loro chitarre. Credo di essere abbastanza obiettivo, perché ecco, io non ho avuto mai una. L'ho provata una volta, poi avevo un problema, non l'ho presa, una tipo Stratocaster, queste Relic. Però il prezzo è sempre superiore alla Benton. E da quello che ho visto online, così, insomma, questa è roba riferita, però non è che questo giustifichi, questo prezzo maggiore vuol dire necessariamente una. D'altronde sappiamo che sistema di distribuzione tutto di Thomann. Insomma, più sei grande, più ti puoi permettere di vendere le cose anche a poco. Questo nel caso di Fender e Gibson. Uno degli altri problemi, tornando alla Fender e alla Gibson, è che le Gibson sono sovrapprezzate in un modo pazzesco. Cioè, ti fanno pagare il nome e la fama. Ora dici, però compri una Gibson. No, aspettate. Ma perché cazzo fanno sto angolo maggiore? Sì, c'è più pressione delle corde, vabbè, ma poi finisce che l'intonazione non è buona, specialmente più le corde cominciano a divergere da qui, più creano problemi. Quindi, per avere il loro paletta iconica, per avere, avevano messo un rinforzo qui, poi l'hanno levato perché alla gente non piaceva. E sti cazzi, però neanche alla gente piace che si rompe la paletta così facilmente. Fate un rinforzo. Che vi costa? Fate un rinforzo. E
quindi c'è questo rapporto qualità-prezzo, alla fin fine, cioè io pago 1.500-2.000 euro, io mi aspetto una chitarra che non abbia nessun problema, che non gli debba mettere mano, che se riceve un colpicino non è che si spacca subito. Questo mi aspetto. D'altronde c'è Eastman che fa queste chitarre eccezionali in Cina, costano più di 1.000 euro, ma hanno, da quello che ho visto, un ottimo rapporto qualità-prezzo. A questo punto me ne frego che c'è scritto Gibson qua. È chiaro. Questo è il problema. O d'altronde dovete cambiare tutti i mercati, e questo è il sistema globalista, per cui la competizione a basso prezzo è un sistema che può ritorcersi contro gli stessi paesi, no? Che si avvalgono di questo delocalizzare, perché una volta che poi questi paesi sanno fare chitarre, a questo punto dice: senti, vaffanculo, me le faccio io. E magari l'Harley Benton, la gente si mette a costruire chitarre per l'Harley Benton e comincia a farsele con un nome cinese, perché sto fatto un cinesata, ragazzi, è colpa nostra, no? Che facciamo costruire queste cose in Cina a pochi soldi, perché c'è gente che vuole comprare a pochi soldi, perché l'economia sta andando a puttane, è tutto tutto collegato. Scusate se un po' divagato da questa cosa del Fender. Comunque, hanno un po' di idee su chitarre, marchi, no brand, marchi. Ok? Usiamo la parola italiana. Arrivederci.